Questo programma è offerto da... Quando design, tecnologia e sicurezza si incontrano, il risultato non può che essere Sportage. Kia Sportage, sempre più Sportage. Gamma Sportage è tua con vantaggi fino a 6.000 euro e finanziamento a interessi zero. Kia. Movement that inspires. Colorificio il quadrifoglio in Piazza Ciardi a Prato. Continua la tua voglia di sport. Vieni a conoscere Sport 10. Non importa se sei un atleta agonista o uno sportivo della domenica. Sport 10 veste la tua passione. Dal 3 aprile in via Zarini 284 a Prato. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in diretta al Gioco è Fatto. Ci siete quindi, allacciate le cinture che partiamo perché è una puntata davvero straordinaria quella che andiamo a proporvi con il campionato di Serie D che entra davvero nel vivo nel girone D, aggancio al vertice con il Fiorenzuola che agguanta l'Aglianese, mentre è sempre più crisi per il Prato che incappa nella settima sconfitta stagionale, la seconda consecutiva battuto anche sul campo del Givi Borgo. Nel girone il Trastevere si conferma capolista, vola la formazione laziale, insegue la formazione dell'Aquila Montevarchi che però rallenta, fa 1-1 nel derby con il San Donato Tavarnelle. Non gioca invece il Grassina, impatta lo Scandicci in casa con il Trestina. E poi attenzione perché avremo una pagina davvero ampia del campionato di eccellenza, si riparte, è ufficiale con il campionato che riprenderà domenica 18 aprile, avremo anche il calendario delle prime giornate e poi il mercato che impazza con il nostro Andrea Labbate che è pronto a sciorinare tutti i colpi che sono già stati messi a segno e quelli che in settimana sicuramente andranno in porto. Potete ovviamente interagire con noi attraverso gli sms oppure l'applicazione WhatsApp, ricordo il numero, segnatelo, è il 331 1888 676. E allora saluto subito una bellissima Diletta Vitorso. Ciao Diletta. Ciao Massi, buonasera, bentornati al Gioco Fatto. Andiamo con gli ospiti, corriamo. In studio qui con noi, come sempre, fermo al suo posto, il nostro collega e soprattutto amico Andrea Labbate. Ciao Diletta, bentornati e ben ritrovati. Da casa via Skype, stasera iniziamo con l'allenatore del Givi Borgo, Simone Venturi. Salve, buonasera a tutti. Un cordiale saluto a Simone Venturi, allenatore del Givi Borgo, tecnico quotato che ha allenato anche in terra pratese, lo ricordiamo anche sulla panchina del Jolly Montemullo. Comincerei proprio da Simone Venturi. Come avete fatto a superare il Prato? Una vittoria clamorosa per 2-1, insomma il Givi Borgo ha fatto pelo e contropelo la formazione biancazzurra. Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi sono stati bravissimi a fare tutto quello che abbiamo provato durante la settimana e soprattutto siamo riusciti per quasi tutti i 90 minuti a tenere ritmi molto alti ed era quello che ci ha permesso molto probabilmente di portare via questi tre punti che erano stati alla vigilia. A questo punto io direi con la nostra Diletta di andare a vedere i risultati e la classifica che hanno caratterizzato questo turno del campionato di Serie D, Girone D, vediamo cos'è successo, poi ovviamente cominciamo con le immagini, riviviamo il match del Givi Borgo con il Prato. Diletta.
Rinviata la partita tra Correggese e Bagnolese, Corticella Aglianese 1-1, Fiorenzuola Seravezza 3-0, Ghivizzano Prato 2-1, Lentigione che batte il Mezzolara 4-0, Progresso Marignanese 0-1, Real Forte Querceta Pro Livorno 3-1, Rimini che batte Sasso Marconi 4-1 e San Maurese che batte il Forlì 3-1. In testa alla classifica Fiorenzuola e Aglianese 48 punti, Lentigione 42, Pro Livorno 39 e il nostro Prato a 35 punti. Chiude la classifica il Ghivizzano a 19, Sasso Marconi 16, Corticella 10. Allora, Fiorenzuola e Aglianese in testa alla classifica 48 punti, stesso numero di partite giocate, Lentigione 42 ma una partita da recuperare, quindi tecnicamente anche il Lentigione può rientrare a ridosso del vertice, può portarsi a meno 3 dalla coppia che sta guidando la classifica, mentre il Prato rimane a 35 punti, staccatissimo rispetto al vertice. Voglio la chiosa del nostro Andrea Labate sul momento del Prato, seconda sconfitta consecutiva dopo la vittoria da San Maurese alla Donnelli di Montemurlo. Il Prato va a perdere anche sul terreno del Ghivizzano, due formazioni di bassa classifica, due formazioni che hanno lottato con il coltello tra i denti contro una squadra, il Prato, che ha mostrato tutti i propri limiti caratteriali ma anche tecnici, perché non si possono perdere due partite con questi risultati, con questi avversari. Ah, vero, ci sono dei limiti tecnici, la squadra sicuramente e non sta rendendo quanto la gente si aspettava, i tecnici si aspettavano, la società si aspettava, ma indubbiamente nelle ultime settimane ha fatto la differenza, secondo me, molto la testa. Il Prato mi sembra che abbia decisamente mollato, non avendo più l'obiettivo di vincere il campionato. Scende in campo probabilmente non con quella cattiveria, quella voglia, quella vis pugnandi che in questo momento è necessaria anche per affrontare le squadre che invece giocano giustamente, come hai detto te, col coltello fra i denti, col sangue negli occhi, perché hanno da conquistare la salvezza. In questo momento fa più la differenza la testa che non la tecnica. Simone Venturi, prima degli highlights della gara del terreno di Bagni di Lucca, che Prato hai visto? Un Prato senza nervo, anche se ha colpito tre legni, ma insomma la sfortuna e la fortuna poi nell'ambito dei 90 minuti spesso vengono pareggiate. Che Prato hai visto? Ma ho visto un Prato forte, un Prato che ha valori importanti, giocatori importanti, che sicuramente ha sofferto la nostra intensità, il nostro andare a prendere alti, le nostre ripartenze. Credo che però non è ammollato il Prato, non è una squadra che è demotivata, ho visto più una squadra che si è innervosita alle prime difficoltà, non si aspettava queste difficoltà che ha anche trovato e è stato un po' in balia degli eventi, ecco, nonostante abbia poi accorciato le distanze, gli è mancata quella lucidità per poter, da grande squadra, da poter magari recuperare la partita, ma direi che però per quanto ci riguarda sia una vittoria meritata, ecco, perché sento parlare sempre dei pari del Prato, ma non sento mai parlare delle tante occasioni che abbiamo creato, quindi direi che va dato merito anche a quello che abbiamo fatto noi, non è stato solo dei meriti del Prato, ma tanto merito del Ghivizzano questa vittoria. E adesso andiamo quindi a Bagni di Lucca a rivedere gli highlights di questa gara, con il Prato sconfitto per 2-1 da un grintoso, volenteroso lanciato. Ghivi Borgo, gli highlights. È offerto da non solo colori e vernici, ma anche pitture Farro & Ball, articoli in gesso, materiali per hobbistica e sanificazione di ambienti. Colorificio Il Quadrifoglio, il colore delle tue idee. Si comincia con un minuto di raccoglimento per il presidente onorario del Prato, Giannetto Guarducci, che ci ha lasciato in settimana. Un abbraccio ovviamente alla famiglia dell'avvocato Guarducci, uno dei primi tifosi della formazione laniera. Una partita che vede il Ghivi Borgo allenato da Simone Venturi, che parte subito in maniera positiva. Questo è Cargiolli che la mette, sono 30 secondi e qua Felleca si divora
il vantaggio del Giviborgo, 30 secondi con Felleca che ha avuto subito una prima opportunità alla conclusione da parte di Cargioli e la palla che lambisce il palo, avvio davvero tamburo battente per la formazione del Giviborgo. Questo è Tomi, il suo cross, il tocco di Tavano e il primo palo del Prato con Ciccio Tavano in uno dei pochi squilli della propria gara. Questo è Falchini, conclusione, palla che colpisce il montante con il portiere del Giviborgo che non sarebbe potuto intervenire, quindi due pali colpiti dal palo dal Prato nel corso del primo tempo. Qua siamo nel corso della ripresa con Cargioli, la battuta di Cargioli ed è bravo il portiere Nannelli a sventare la minaccia occasionissima per la formazione del Giviborgo che poi passa in vantaggio. Questo è Felleca che illumina per Muscas, la conclusione di Muscas che batte Nannelli in uscita e il gol del vantaggio lo realizza Muscas, errore in fase di disimpegno di Tognarelli, raddoppio del Giviborgo con la rete di Chianese, giocatore davvero che ha fatto la differenza in campo. Quindi è 2-0, tremendo per il Giviborgo che in avvio di ripresa si porta avanti due reti, accorcia le distanze il Prato con questo calcio di punizione, sono evidenti le responsabilità del giovane portiere del Giviborgo. È 2-1, partita riaperta con Minardi che ha questa opportunità, batte a rete ancora il palo, dice no, terzo palo per quanto riguarda il Prato in questa gara. Esce Cargioli infortunato, il Prato nel finale ci prova ma tiene bene il Giviborgo di Simone Venturi che porta a casa una vittoria fondamentale per la sua classifica, l'inquadratura meritata per Chianese, uno dei grandi protagonisti. E allora termina la gara con l'affermazione del Giviborgo per 2-1. Per il Giviborgo è una vittoria salutare in ottica salvezza, per il Prato è praticamente l'addio definitivo ad ogni sogno di alta classifica. Direi Andrea Labbate, due squadre proprio che hanno interpretato la gara in maniera diversa, il Giviborgo aveva il sangue negli occhi. Sì, sicuramente, questa è una caratteristica spesso e volentieri delle squadre che magari hanno qualcosa in meno dal lato tecnico ma hanno un obiettivo importante come quello della permanenza in categoria, ma va detto che il Ghivizzano di ora non è il Ghivizzano di due mesi fa. La mano del mister Venturi si sente e magari ci dirà lui quali corde ha toccato nei giocatori per far ripartire una squadra che era in evidente difficoltà. Da quando è arrivato lui ha cambiato decisamente marcia, è vero che la classifica è sempre molto preoccupante ma proprio perché in fondo si sono messe a correre un po' tutte e quindi anche il compito del Ghivizzano resta comunque complesso, però si sono accorciate comunque le distanze della quintultima, della sest'ultima posizione e quindi le speranze del Ghivizzano di salvezza sono sicuramente molto più importanti di quelle che non erano due mesi fa. La differenza la sta facendo l'atteggiamento della squadra negli ultimi mesi. Lo chiediamo proprio a Simone Venturi che insieme a Alberto Nardi è arrivato al capezzale del Giviborgo. Che corda hai toccato, Simone Venturi, per rivitalizzare questa squadra che mi sembra adesso stia veramente viaggiando come un treno, quantomeno è consapevole dei propri mezzi? Ma bravo, ho cercato di far capire e dare consapevolezza delle capacità, delle qualità che aveva ogni singolo giocatore della rosa e credere in quello che veniva proposto e andare a giocare senza paure o particolari depressioni, perché il primo giorno in cui siamo arrivati l'area era talmente pressa che si toccava col mano, quindi diciamo che la prima cosa è stato lavorare su questa convinzione che mancava ovviamente e poi dare organizzazione, dare i principi di gioco con quale credo e dove devo dire la verità ho trovato grande disponibilità e risposta immediata dai ragazzi e credo che un po' i risultati siano la dimostrazione. Bisogna dire la verità, poi quando siamo arrivati noi in classifica eravamo fuori dalla schermata che avete fatto vedere, essere ritornati dentro play-out a 5 punti dalla salvezza diretta è qualcosa di veramente incredibile in così poco tempo, però il cammino è ancora, ha detto anche Andrea, e ancora ci sarà da pedalare e soffrire. Allora, stanno arrivando tanti sms, tanti WhatsApp, tra l'altro bisogna essere anche coerenti, un fatto di cronaca, prima di andare in onda, proprio di fronte
all'ingresso di TV Prato, gli ultras hanno voluto, del Prato ovviamente, hanno voluto manifestare tutta la propria delusione, hanno affisso un cartello, non so se il nostro Paolo Innocenti, il nostro maestro di regia, che saluto insieme ad Antonio Amabile alle telecamere, eccolo qua, vergogna, ultras Prato 74, proprio di fronte all'ingresso di TV Prato, insomma la sconfitta sul campo del Givi Borgo, sommata ad una stagione estremamente negativa, ha fatto scattare veramente diciamo la protesta del gruppo ultras del Prato, quindi abbiamo anche noi voluto documentare questo, che è veramente uno sfogo dopo le due sconfitte consecutive contro formazioni di bassa classifica. Detto questo, veniamo agli sms ovviamente che stanno arrivando copiosi da casa, la nostra diletta è sommersa, ti do licenza di leggerne tre, poi ovviamente andiamo a scegliere il migliore in campo di questa gara tra il Givi Borgo e il Prato. Vai. Il messaggio che accompagna il cartellone è il seguente: nonostante la zona rossa e divieti eccetera, c'è gente che rischia e se ne frega perché ci sente e soffre per il nostro Prato, indipendentemente dalla categoria o dalla serie. Rispetto solo Prato. Vabbè, questo è il messaggio dei nostri hotpass, rispettate le leggi però, rispettate la zona rossa, perché insomma è giusto, ma stiamo parlando di uno sport, ci sono delle emergenze molto più gravi rispetto a quelle calcistiche. Diletta. 5.000 abitanti, campo sportivo in mezzo a un bosco con i cinghiali che fanno da padroni. Quanto deve durare questo scempio? Basta una città come Prato ridicolizzata così. Basta, saluti Marco. Vabbè, questo è lo sfogo del nostro amico Marco. Adesso Simone Venturi ha posto il problema dei cinghiali a Bagni di Luca, perché per un periodo siete dovuti emigrare ad Alto Pascio, tutto a posto. Ma sinceramente non lo so, spererei di sì. Ora è successo tutto prima del mio arrivo, quindi non so bene cosa sia successo, però ho visto che la società si è prodigata per rimediare ai danni subiti, quindi il campo è tornato in condizioni più che accettabili, anche se ci sono ancora zone un po' compromesse, ma insomma direi che la situazione è abbastanza libera da cinghiali. Beh, e questo è molto importante, srammettiamo un po' ovviamente, anche perché qua i toni degli sms che stanno arrivando sul Prato sono abbastanza pesanti, quindi ho voluto drammatizzare un attimo perché stiamo sempre parlando di calcio, ricordiamocelo sempre. Diletta. Un'altra figura cacina, ma quanto deve durare ancora questo scempio? Ma anche te, Masi, perché non inizi a dire le cose come stanno, che la colpa è tutta di Toccafondi e dovrebbe andarsene? E te naturalmente dirai, chi ci viene? Ma chi ci viene, non credo sia difficile trovare qualcuno che faccia meno peggio, stiamo perdendo generazioni di tifosi per colpa di lui, ma anche per voi, meno tifosi del Prato ci sono e meno telespettatori guarderanno la vostra trasmissione, basta, 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 Toccafondi deve andarsene. E Masi, e chi ci viene? No, sta dicendo il nostro amico da casa, prendo atto e ovviamente non replico, ho ascoltato con interesse l'SMS dell'amico da casa, quando sono educati ovviamente rispettosi delle norme, noi le leggiamo tutti, l'importante è l'educazione e la mancanza d'offese, le offese non le leggiamo, vai! Malinconica partita di una squadra triste, svogliata, disorganizzata e sfigata. Ero stato facile profeta nel richiamare il pericolo della perdita di motivazione. Ma vogliamo almeno mantenere per onor di maglia la zona playoff, quando anche platonica? Il cronista locale si chiedeva perché mai una compagine della nostra levatura giocasse sul rilancio lungo, leggi pallonate, invece di tessere il gioco sul campo. La risposta si è avuta allorché sul 0-1, costretti a costruire, lo sciagurato passaggio in uscita finiva tra i piedi del Vispo Chianese, che per lo 2-0. Speriamo almeno che i tre punti concessi servano al Givi simpatia per raggiungere la salvezza. Firmato il nostro amico l'appassionato Simone Venturi, ma il Prato era sistematicamente rivolto alla pallonata avanti a cercare le spizzate di Falchini o di chi l'ha sostituito successivamente. Ha visto bene l'appassionato, il nostro amico l'ascolta la visione. Ma diciamo che forse, lo dico senza presunzione o senza voler prendere meriti eccessivi, avevamo preparato la partita proprio per andarli a prendere alti e non farli giocare, perché
ovviamente se lasciavamo spazi alla loro qualità andavamo ulteriormente in difficoltà, e ne è stata la prova poi il gol del 2-0, perché è stato proprio dalla pressione alta che recupero palla e poi il susseguente tiro. Credo che sia stato anche un po' figlio del nostro atteggiamento, il non lasciarli giocare e costringere al lancio lungo. Indubbiamente, quindi, insomma, un atteggiamento molto aggressivo da parte del Givi Borgo ha costretto il Prato poi a intraprendere questo tipo di gioco. Dirette ancora, leggiamo altre tre, poi dobbiamo scegliere il migliore in campo, perché ho Paolo Innocenti, il nostro maestro di regia, che mi fa ampi cenni, dobbiamo correre, vai. Ma la colpa non era di Mister Esposito, che ha sbagliato si prenda le sue responsabilità. A fine anno ci vuole un nuovo direttore sportivo. Squadra fatta male, lo dicono i numeri, mi sembra abbastanza chiaro. Andrea Labate, insomma, una squadra che anche nei ricambi, nel mercato di riparazione, non è stata migliorata. Anzi. No, anzi, questo l'abbiamo detto più volte, spesso e volentieri anche i nostri amici a casa chiedevano il cambio del tecnico, questo è arrivato, le cose non sono cambiate, anzi, e quindi è palese che l'ultimo messaggio che è arrivato dal nostro telespettatore sia la verità, cioè che la squadra è stata costruita male. E sì, si può cambiare anche il direttore sportivo, va detto che Pinzani però è arrivato con la squadra che era già stata quasi completamente fatta nel corso dell'estate, quindi le responsabilità non sono solo di Pinzani, le maggiori forse sono proprio di chi l'ha costruita prima, diciamo. Dirette ancora, leggiamo le altre te, poi il migliore in campo che incombe, vai. Smettetela di andare a fare figuracce in giro, basta, cambiate sport. Vabbè, il campionato va onorato, va terminato, si può perdere e si vince, anche se ovviamente il Prato ha un blasone importante, vai. Alla Donelli i cinghiali non si avvicinano nemmeno. Vabbè. Perché c'è l'erba sintetica, non piace. Mica peraltro. Masi, ti avevamo detto in tempi non sospetti di consigliare Venturi, invece ecco il risultato. Vabbè. Venturi sta facendo bene a Givi Borgo. Sei stato contattato anche dal Prato, Simone, dici la verità, quando o eri già a Givi Borgo quando era già a Givi Borgo. Divisione. No, quando si è dimesso Ciccio, no, ero già a Givi Borgo, no. Prato non mi ha mai contattato, nemmeno in passato. Diletta. Forza Venturi, sei bravo e salverai il Ghivizzano. Sono di Montevarchi e mi sono divertito con te quando ci allenavi. Vabbè, c'ha tifosi sparsi in ogni dove il nostro Simone Venturi, andiamo a scegliere il migliore in campo. Vediamo chi è stato il migliore in campo di Givi Borgo Prato, via. Migliore in campo è Elia Chianese del Givi Borgo, realizza un gol importante, ma più che altro è la vera anima della squadra. Chianese, il migliore in campo. Simone, prego. Ma Chianese resta a Ghivizzano, non è che torna a Tau come hanno fatto molti giocatori che sono andati in Serie D e poi ritornati in Eccellenza? Fortunatamente rimane, perché per noi è, al di là del gol di ieri, è un giocatore importante anche dal punto di vista della personalità, dello spogliatoio e dell'esperienza. Siamo una squadra giovane, quindi è una figura di riferimento fondamentale. Diretta ancora SMS, poi andiamo a vedere l'Aglianese, perché anche qua la situazione è un pochino complicata. Vai. Io non ci credo, pensiamo a non retrocedere. No, vabbè. Prato mi sembra che la salvezza ce l'ha già in tasca, se poi si critica perché doveva lottare per altri obiettivi, ma insomma, se una rosa come il Prato ha problemi di retrocessione, non so cosa dovrebbe fare il nostro amico Venturi con il suo Ghivizzano. Dai. Un presidente che si rispetti si sarebbe presentato ai microfoni per dare spiegazioni. Bene, poi? Se entra in rete il primo palo è tutta un'altra partita. Cerchiamo di rimanere nei play-off. Di questi tempi può succedere di tutto. Forza bianco-azzurri sempre. Beh, e qui è un momento, insomma, anche di ancora speranza di voler comunque non mollare, anche se la situazione è davvero difficile. Adesso dovrà essere bravo in questa settimana Aldo Filicano a ricaricare le pile, a cercare di dare motivazioni, a cercare di ritrovare, insomma, un assetto alla sempre squadra. Sempre che domenica giochi il Prato, perché il Prato domenica ospita la Correggese. Certo. Correggese al momento è out per Covid, quindi viene a vedere da qui a giovedì, venerdì cosa succederà a Correggio. Vedremo,
una settimana di stop non sarebbe male, vista la situazione del Prato. Diletta. Mi dispiace per voi, ma il campionato lo vincerà il Fiorenzuola, che è nettamente la squadra più forte. E allora, visto che apriamo questa nuova parentesi, che è successo all'Aglianese? Perché eravamo insieme a commentare Aglianese Corticella e io penso sia stata una delle partite più brutte dell'Aglianese, forse in assoluto in casa, però insomma anche sul campo di Bologna, dove gioca le proprie gare casalinghe il Corticella, non ha fatto molto di meglio l'Aglianese. Possono partire gli highlights, perché dopo 4 minuti va in vantaggio con Cocò e poi non riesce a chiudere la partita contro una formazione che ormai di fatto è già retrocesso di fatto. Allora possono partire le immagini, vediamo quindi la partita Corticella-Aglianese. È offerto da... Quando design, tecnologia e sicurezza si incontrano, il risultato non può che essere Sportage. Kia Sportage, sempre più Sportage. Gamma Sportage è tua con vantaggi fino a 6.000 euro e finanziamento a interessi zero. Kia. Movement that inspires. Allora, dell'abate dopo 4 minuti dicevamo Cocò, eccolo qua, con queste sono partite che possono essere pericolose. Porta avanti l'Aglianese. Poi possono essere pericolose per una big se non la sblocchi velocemente, allora gli avversari prendono coraggio, ma ovviamente l'Aglianese domenica non ha veramente scusanti per il risultato che ha messo insieme a Corticella, al di là del fatto che fra andata e ritorno ha concesso di fatto 4 punti nella doppia sfida, perché ha fatto 2 pareggi invece che 2 vittorie, come era lecito attendersi la squadra prima in classifica che incontra l'ultima. Ma poi vai in vantaggio dopo soli 4 minuti, hai la possibilità di gestire la partita come meglio credi, perché se vuoi far salire il Corticella lo fai salire, se vuoi attaccare puoi attaccare, perché il risultato è a tuo favore. Ciò nonostante non riesci a chiuderla, perché ha sbagliato 2 o 3 gol davvero clamorosi a porta spalancata l'Aglianese, soprattutto Cocò, sia uno nel primo tempo che uno nel secondo tempo, e poi lo vedremo. Clamorosi, sì. Davvero clamorosi. È chiaro che poi quando non le chiudi, se la squadra avversaria riesce a prendere coraggio e comincia a crederci, fra l'altro il Corticella non è che ha pareggiato a 2 minuti dalla fine senza aver mai tirato in porta fino a quel momento. Stiamo vedendo da queste Che le azioni le ha create, come se le ha create è stato decisivo anche un paio di volte Carcani. Quindi campanello d'allarme in realtà era suonato già qualche settimana fa per l'Aglianese, e la partita di domenica la scorsa con Mezzolara è stata obiettivamente molto positiva per la formazione nero-verde, e al di là del risultato, il striminzito di 1-0, domenica scorsa l'Aglianese giocò molto bene con il Mezzolara, ma stavolta con il Corticella è arrivato ancora una volta un passo falso, e se davvero uno deve guardare la classifica dell'Aglianese e chiedersi come mai adesso è stata agguantata in classifica dal Fiorenzuola, che è un mezzo questo e mezzo... Questo intanto è un gol annullato al Corticella, che insomma questo è il fallo. È il fallo abbastanza netto, sì. E Fiorenzuola, che dicevo quasi un mezzo e mezzo fa era staccato di 7-8 punti dall'Aglianese, ecco, diciamo che quei 4 punti che mancano all'Aglianese, questa è la seconda occasione clamorosamente sprecata da Daniel Cocò, dicevo, e quei 4 punti rischiano di mancare seriamente a fine campionato all'Aglianese, e se l'Aglianese non vincesse il campionato si divora un altro gol praticamente. Se l'Aglianese non vincesse il campionato a fine stagione, beh, Sadova ha perso i punti per la promozione in Serie C. Sì, sì. Simone Venturi, che ha questo Corticella con l'Aglianese? Un conto aperto? Questo è intanto il gol di Grasdani. Non ho capito la domanda, scusate. L'Aglianese ha perso 4 punti con il Corticella, ultimo del ritto in classifica. C'è un conto aperto dei bolognesi con l'Aglianese? Sì, si vede che li ispirano in maniera particolare, gli danno energie nascoste. Però penso che sia stata un po' la partita che c'è stata all'andata, e gli episodi certe volte sono contrari e poi ci può scappare la beffa, magari sembra che la partita sia tua, e ora parlo così per sentito dire, non ho visto le immagini, quindi non so bene nei dettagli la cosa, però Simone, la riflessione che faceva è un pareggio pesante per entrambe, per il Corticella in maniera positiva, per la invece in maniera negativa, perché sono punti per la classifica importanti persi. Campanello d'allarme per l'Aglianese, Venturi, perché questo Fiorenzuola va forte.
Ma no, non credo, non credo. Mancano ancora tante partite per tutte e tre le squadre che sono in cima, perché io non dimenticherei nemmeno Lentigione, che è la squadra che sinceramente anche a livello di gioco mi ha impressionato più di tutte tra quelle che ho visto personalmente. Il campionato è ancora aperto, ma lo sarebbe stato anche se ci fosse stata una squadra con un margine di vantaggio in solitaria, quindi credo che il campionato, come tutti i campionati, si decidano nelle ultime 8-10 partite massimo, ma sarà da una bella lotta, immagino. Diretta, abbiamo sms, andiamo a leggerli, riguardano Daglianesi, anche qua ovviamente c'è un po' di delusione, perché insomma il campo del Corticella, quando vai in vantaggio dopo 4 minuti, una squadra che vuole vincere il campionato deve vincere, dai, deve chiuderla, c'è poco da girare intorno ai discorsi. Diletta. Con tutto l'amore verso l'Aglianese, non è possibile continuare così. La squadra ultimamente non ingrana e approccia in modo sbagliato i match. Abbiamo costruito una squadra per la C e se non ci andiamo sarà un fallimento sia per la società ma anche per tutta Agliana. Un saluto. Vabbè, insomma, ancora la strada è lunga, come dice Venturi, però questa battuta d'arresto sicuramente deve far riflettere, deve far cambiare marcia alla squadra. Ma Colombini rischia perché l'Aglianese è in caduta. Allora, Andrea Labate, rischia Colombini, quest'oggi ho parlato con la dirigenza dell'Aglianese, per il momento la panchina è salda. Però il match casalingo con il Rimini, insomma, direi che non sarà una banalità. Non sarà, bravo, secondo me è proprio sintetizzato bene Massimiliano. La partita di domenica non sarà una banalità, Rimini viene da una bella e convincente vittoria, sia pure col Sasso Marconi, non era certo una partita impossibile, però è una partita molto 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 delicata, rischia di essere davvero il crocevia, secondo me, della stagione nero-verde, perché se l'Aglianese non dovesse fare il risultato pieno domenica, ecco che secondo me qualche domanda in più i dirigenti nero-verdi se la fanno. Comunque, per il momento Colombini è confermatissimo sulla panchina dell'Aglianese. Venturi è duro fare l'allenatore, allenatore primo in classifica che praticamente ha perso due partite ed è già in discussione, ma è un lavoraccio davvero il vostro, eh? Io lo sconsiglio sempre ai miei giocatori, gli dico sempre fate tutto fuori dall'allenatore, perché sicuramente c'è il capo espiatorio in ogni situazione, che quando magari non lo meriti, anche addirittura anche quando fai grandi cose, quindi lo sconsiglio anche se è bellissimo. Ma ha delle responsabilità Colombini sull'andamento dell'Aglianese dell'ultimo periodo? Tu che l'hai vista spesso la formazione nero-verde, ci siamo incrociati tante volte a vedere l'Aglianese, poteva fare di più con questo organico? Colombini sicuramente ha delle responsabilità, perché è l'allenatore, quindi come tutti gli allenatori ha delle responsabilità, ma c'è la responsabilità sia quando risultati, ma anche quando vince. Poter far di più, sai, è difficile perché questo è un campionato equilibrato dove tutte le domeniche ci sono risultati sorprendenti e se non sbaglio anche Fiorenzuola e Lentigione hanno fatto risultati insomma deludenti, no, ultimamente, quindi tipo Lentigione il recupero ha pareggiato 2-2, vinceva 2-0. È la testimonianza che ogni partita è una battaglia, non è difficile solo per l'Aglianese o per il Prato o per il Giriborg, è difficile per tutte e tutte ce la dovranno sudare senza sottovalutare mai nessun avversario. Diretta ancora sms se ci sono, poi ci andiamo a vedere tutti i gol degli altri, così vediamo la super corazzata Fiorenzuola e Lentigione che ha veramente fatto una grande partita, e lo stesso Rimini che è in ripartenza con questo Butai che segna a raffica. Diletta. Ci sono pareri discordanti. Vai. Perdere 4 punti con il Corticella non è accettabile. Io sono d'accordo su questo sms. Siamo più forti Aglianese in Serie C. Vabbè, questo glielo auguriamo. Poi ancora, Colombini non ha mai dato un gioco alla squadra. Se non lo mandano via, arriveranno terzi. Vabbè, questa è la valutazione del nostro amico all'ascolto della visione Andrea Labate, ma bisogna giocare bene e vincere o vincere anche giocando male?
diciamo che vincere va sempre bene, giocando bene o giocando male. È chiaro che nel momento in cui comincia a non vincere, se uno gioca anche male, allora diventa più preoccupante la situazione. Simone Venturi in 10 secondi, perché ho da vedere tutti i gol degli altri, ma si può giocare bene e vincere in Serie D? Perché io squadre che fanno il tiki-taka non ho mica viste, e ne ho viste tante partite quest'anno. Dipende cosa vuol dire giocare bene. Se giocare bene vuol dire fare l'80% di possesso palla e non tirare mai in porta, non credo sia l'obiettivo di nessuno. Credo l'importante sia sempre vincere, questo a prescindere, lo diceva anche Allegri ieri sera. E giocare bene va in base anche agli avversari, perché se trovi una squadra che ti chiude tanto, che lascia pochi spazi, è sempre difficile giocare bene. Bisogna affrontare la partita in due squadre in maniera molto aperta, ecco. Quindi entrare lì difficilmente succede. Assolutamente d'accordo con Simone Venturi. Allora scateniamoci subito, andiamo a vedere tutti i gol di questa giornata del girone D del campionato di Serie D. Allacciamo le cinture, partiamo, via! Fiorenzuola Superstar, questo è Bruschi, 18° gol stagionale, giù il cappello per l'ex giocatore dell'Arezzo, 1-0 contro il Seravezza, il raddoppio del Fiorenzuola arriva al minuto 36 con Perseu e questo lo faceva anche la Diletti. Il 3-0 per quanto riguarda la formazione leader in classifica, minuto 48, la rete di Stornati, 3-0, vince Fiorenzuola sul Seravezza. Lentigione Show 4-0 al Mezzolara con un super Barranca, questo è il vantaggio realizzato da Barranca. Poi il secondo gol ancora con Barranca, assist man, la rete facile la realizza Caprioni, 34esimo, ancora il Lentigione che sul Crazzer Mezzolara, ancora Barranca, eccolo qua per la seconda rete personale, 92esimo, il 4-0 con Tozzi, super Lentigione. Marignanese fatta sul campo del Progresso, gol sul calcio di rigore dalla vittoria della formazione di Cattolica. Bomber vero, Ciccio Di Paola, il vantaggio per quanto riguarda la Forte Cerceta contro il Pro Livorno Sorgenti, il vantaggio di Di Paola. Guardate poi il raddoppio, Pegollo con questo tocco da attaccante vero, e 2-0 del Forte Cerceta. Poi il 3-0 è ancora vissato dalla rete di Di Paola, segna sempre e soltanto Di Paola, 3-0. 188 gol in carriera per Di Paola, poi accorcia la formazione del Pro Livorno Sorgenti con Briz. Paola chiama, Vutai risponde, il Rimini batte il Sasso Marconi per 4-1, il vantaggio è proprio di Vutai, autore di una tripletta, il secondo gol del giocatore albanese, eccolo qua, in mischia, ancora Vutai, ed è 2-0, la terza rete arriva al 34esimo, eccola qua, 3-0 della formazione del Rimini contro il Sasso Marconi con la tripletta dell'albanese Vutai, alto albanese Rapai per il 3-1, questa volta segna il Sasso Marconi, nel finale segna anche Casolla, è 4-1 per il Rimini. Vince la San Maurese sul Forlì per 3-1, il vantaggio con il colpo di testa di Bonandi, eccolo qua, giocatore davvero di buon livello, il raddoppio di un altro attaccante importante che segna questo gol, Manuzzi. Poi arriva il gol del Forlì che accorcia con Manuel Pera. Che ti è andato Pera a fare a Forlì? Poi lo voglio chiedere all'abate, perché insomma giocatore sprecato. E poi Manuzzi per la vittoria della San Maurese che batte il Forlì.
questi gol di giornata, la domanda per l'Abate, ma per Forlì? Ma è una scelta che non ho capito. Hai in una squadra che è in medio-bassa classifica, è vero che ha blasone, che è importanza, sicuramente la piazza lo ha ingolosito, forse c'è un progetto pluriennale, e veniva da un'esperienza importante a Recanati. Onestamente è stata una scelta molto sorprendente, non quella del Forlì, che chiaramente ha cercato di rinforzarsi il più possibile andando a prendere uno degli attaccanti più prolifici della Serie D degli ultimi anni, però per avrebbe potuto magari aspettare una società che puntava a vincere. Saluto il nostro amico Simone Venturi con l'ultima domanda. L'attaccante più forte del girone di del campionato di Serie D chi è? Bruschi, che sta segnando a raffica, Vutai, che mi sembra una certezza, Pegollo, che continua a segnare insieme a Di Paola, oppure ha un tuo nome? Perché anche il tuo Felleca non è male, un po' discontinuo, però se trova continuità, ragazzo, interessante. Sì, Felleca ha dei numeri interessanti, ma è giovane, lasciamolo stare. Non lo accostiamo ancora a questi giocatori più esperti. Io direi anche gli attaccanti dell'Aglianese non sono male. Quindi prendi Brega? Brega, con cui io le ho sempre visti molto bene, sia in passato ma anche ora nel presente. Quindi direi che è difficile scegliere. Se poi si va sui numeri, vabbè, quello del Fiorenzuola sicuramente in questo momento è quello che sta facendo più la differenza. E pensare che la scorsa stagione non la metteva dentro nemmeno con le mani in Serie C, Bruschi. Sono quegli stravolgimenti, no? Delle annate vere, insomma, è stato offerto a mezza Serie D e poi il Fiorenzuola è stato bravo a sceglierlo e a farlo esplodere. Grazie a Simone Venturi, complimenti per il tuo lavoro al Givi Borgo, fai complimenti ovviamente anche a Alberto Nardi, tuo fido collaboratore, e ovviamente la speranza è quello di mantenere la categoria con il Givi Borgo. Quello stiamo lavorando, come sto dicendo a tutti, siamo in cerca di miracoli, quindi lavoriamo per questo, e grazie per l'invito, complimenti della trasmissione, perché siete veramente forti e bravissimi, e grazie, alla prossima. Grazie, un abbraccio a Simone Venturi, e ovviamente noi ci fermiamo se non ci sono altri sms con nota di lettera. Sarebbero sia sul Prato che sulla Lenta. Leggiamone due e poi andiamo in fascia pubblicitaria e poi seconda parte con il presidentissimo dell'Aquila Montevarchi, Angelo Livi, quindi insomma ci sarà una seconda parte da non perdere. Diletta. Buonasera, io sono di parte, ma credo che una società come l'Aglianese non voglia andare in Serie C, è un altro mondo per loro. Vabbè, hanno fatto uno squadrone per vincere, da questo non sinceramente, allora, o hanno sbagliato tutto o questo signore ha visto un altro calcio, insomma ha fatto una squadra per vincere, dai, vogliono la Serie C, l'hanno anche detto, l'hanno anche annunciato pubblicamente. Diletta. Dite sempre che le alternative a Toccafondi non ci sono mai state, vi faccio solamente due nomi, la cordata Corradi e il presidente del Verona Setti, che poi ha preso il Mantova e l'ha portato in Serie C. Queste non erano persone serie, ma tanto si sa, la società non è mai stata in vendita e mai lo sarà, anche se i giornali non lo dicono. Vabbè, questa è la valutazione, poi ovviamente se c'è qualcuno interessato al Prato c'è l'avvocato Massimo Taiti che può fare da interlocutore, lo ha detto nel discorso. E guardate, se no qua c'è una platea, ora siamo in tempo di Covid, però abbiamo lo spazio per poter ospitare chi fosse interessato, ovviamente eventualmente a interloquire con Paolo Toccafondi, che comunque è il proprietario dell'AC Prato, quindi insomma l'interlocuzione è tra le parti. Vai! L'equivoco di fondo è che al presidente va bene la Serie D e ai tifosi no. La D con 500.000 euro si fa, per la C ci vogliono 3 milioni. C'è una bella differenza. Non accade nemmeno in terza categoria che i giocatori non riescano a fare tre passaggi decenti di fila, come succede da un po' di tempo al Prato. C'è un attaccante del 2002, Lorenzo Del Greco, cresciuto nelle giovanili, che in allenamento va fortissimo. Cosa aspetta Firicano a buttarlo dentro? Nicola Mazzeo. Vabbè, prendiamo atto delle considerazioni di Nicola Mazzeo, qua potremmo parlare per tutta la sera, ce n'è un altro, l'ultimo, perché obblighi pubblicitari, se no il nostro Messi in regia mi mette in panchina, vai. Questo è bellino. Vai. Il Prato non va bene perché non ha la vostra forza di complicità che voi mettete in ogni vostra puntata. Grazie. Vabbè, noi ci fermiamo, spazio alla regia e poi ripartiamo. State lì perché ci abbiamo la Serie D Gironè e poi l'eccellenza, c'è l'Abate che c'ha colpo più importante. Dai, un colpo d'eccellenza importante e poi pubblicità. Il Poggi Bonsi, però non vi dico il nome, state lì. Poggi Bonsi? E allora pubblicità e poi il colpo del Poggi Bonsi. A più tardi.
Ripartiamo a tutto gas, direi a questo punto di andare subito a vedere cosa è successo nel campionato di Serie D, Girone E. Anzi, facciamo così, Andrea Labbate, visto che stiamo aspettando di collegarci con il presidente dell'Aquila Montevarchi, Angelo Livi, direi stravolgiamo un attimo la nostra scaletta, tanto il nostro Messi non è Messi a caso in regia. Assolutamente. E direi subito di fare un'incursione nel campionato di eccellenza. Nel nascituro campionato d'eccellenza. Allora, andiamo al contributo appunto numero 15, lo dico a supporto del nostro Messi in regia, che sono i gironi dei due campionati. Eccolo, vedi, non a caso ci abbiamo messi noi, ma ragazzi, ma stiamo parlando sono di quelli che abbiamo fatto vedere lunedì scorso. Sono stati ufficializzati alle 7:15 dal comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano. D'altra parte la geografia in Toscana è abbastanza facile da questo punto di vista, la suddivisione, c'è quello che sarebbe stato il girone del mare e il girone dell'interno. Allora, facciamo leggere la nostra diretta così almeno Vai. Comincia a prendere anche domestichezza con dei gironi d'eccellenza, perché dal 18 noi li seguiamo diretta, quindi insomma ovviamente più il girone B del girone A, però insomma vai, girone A. Girone A, quello a 10 squadre: Camaiore, Cascina, Cuoio Pelli, Frates Perignano, Massese, Ponzacco, San Marco Venza, San Miniato Basso, Tau Alto Pascio e tutto Cuoio. Mia favorita Frates Perignano, ve lo dico ora, così almeno lo sapete. Quindi Labbate si è già espresso, vai. Girone B, quello a 9 squadre: Antella, Collegiana, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Poggi Bonzi, Pontassieve, Signa, Terra Nuova Traiana e Valdarno. Allora, questi due gironi, Labbate si è già espresso sul girone A con il Frates Perignano, adesso sentiremo anche il girone B, però quello che è importante è che rispetto a lunedì scorso la Toscana ha avuto le due promozioni, quindi ogni girone avrà una squadra vincente promossa in Serie B. Promossa in Serie B al termine dei playoff. Perfetto, allora rientriamo in studio, inquadriamo il nostro Labbate che ci dice con la sua solita diciamo proprietà di sintesi come funzionerà la post season. Intanto sono partite di sola andata. Quindi, allora, la stagione regolare, solo girone d'andata, si gioca dal 18 aprile al 6 giugno con un turno infrasettimanale il 2 giugno, che è festa nazionale, festa della Repubblica. Se tutto va bene, cioè se non ci saranno ritardi con la stagione regolare, la domenica successiva si partirà con i play-off, a cui accedono le prime 4 classificate di ogni girone. La prima incontrerà in casa la quarta, la seconda incontrerà in casa la terza il 13 giugno. Il 20 giugno, finale in campo neutro, fra le due vincenti chiaramente, in tutte queste gare, e passerà al turno successivo la squadra che vincerà o la squadra che pareggerà dopo i tempi supplementari, quella che sarà classificata meglio nella stagione regolare. La vincente, il 20 giugno avremo le due promosse in Serie D se tutto va come ci auguriamo. Allora, poi adesso abbiamo il programma della prima giornata per quanto riguarda il girone B, quello che seguiremo con grande attenzione, quindi può partire il contributo del nostro Paolo Innocenti regia con il calendario della prima giornata, domenica 18 di aprile, con appunto il quadro, eccolo qua, campionato d'eccellenza girone B, diretta, vai il programma. Fortis Juventus Pontassieve, Poggi Bonzi Firenze Ovest, Signa Antella, Terra Nuova Traiana Collegiana e riposa questo turno il Valdarno. Questa quindi la prima giornata, Fortis Juventus Pontassieve, subito sfide anche interessante, quello che spicca la nuova Traiana Collegiana, sicuramente il big match di giornata. Qualifiche che restano per chi le doveva scontare da scontare, mentre sono azzerate le ammunizioni. Perfetto. Chiudiamo perché stamani c'è stato un incontro importante, quello tra Gabriele Gavrina e i vertici del Comitato Regionale Toscano. Sì, perché la nazionale è a Coverciano, quindi era ospite che è il cancello prima della sede del Comitato Regionale Toscano, tanto giusto per dirlo, esatto, e quindi chiaramente da padroni di casa, giustamente i dirigenti del Comitato Regionale Toscano hanno fatto da ospiti a Gravina e a tutta la nazionale, nell'occasione la notizia più importante. La notizia più importante è che appunto Paolo Mangini insieme a Massimo Tahiti hanno avuto assicurazione che le squadre che non hanno aderito al campionato d'eccellenza, alla ripartenza, ma ovviamente hanno pagato l'iscrizione, la prossima stagione non la ripagheranno, ok? Quindi questa è la notizia del giorno, importantissima. Quindi le squadre
che hanno pagato la prima rata e che non parteciperanno al campionato d'eccellenza in questa stagione, la prossima stagione la prima rata non la ripagheranno. Se decideranno di pagare anche le rate successive, la prossima stagione ovviamente non ripagheranno l'iscrizione. Questo credo sia molto importante, anche chiaramente un altro risultato da evidenziare ottenuto dal Comitato Regionale Toscano. Inoltre ci sono ovviamente tutte le interconnessioni tra il Comitato Regionale Toscano e il Presidente Gabriele Gravina per cercare anche di dare degli adeguati ristori per ovviamente il proseguo della stagione e la ripresa dell'attività. Mi sembra comunque, Andrea Labate, in sintesi un risultato importante, insomma, chi non gioca quantomeno la prossima stagione, se ha pagato l'iscrizione, è già le indicazioni posto. Erano diverse dopo il consiglio direttivo della Lega Nazionale, tanti, questa è stata una conquista, così come la seconda promozione. Ti rubo altri 10 secondi per fare un plauso alle 19 società che ripartono, perché nelle ultime settimane in giro ho letto e sentito dire tante cose con queste 19 squadre come se fossero state quelle colpevoli della ripartenza. Secondo me invece va fatto un plauso a queste 19 società che ripartono a proprie spese, senza una lira di incasso, un euro di incasso, prendendosi una bella responsabilità anche dal punto di vista sanitario, ma facendo giocare i ragazzi che avevano una gran voglia di giocare. Quindi io mi sento di fare davvero un grande plauso a queste 19 società. Detto questo, chiaramente ci sono delle validissime ragioni per ricominciare, così come ci sono delle validissime ragioni per non ricominciare. Infatti io ovviamente prendo atto delle dichiarazioni del nostro Andrea Labate, grosso in bocca al lupo alle 19 società che hanno deciso di ripartire, ma secondo perché me avevano confermato la propria partecipazione anche quando si parlava di una sola promozione. Indubbiamente, invece su questo qui era stato detto. No, assolutamente, quindi vedo da tagliene atto, grosso in bocca al lupo, ovviamente avranno anche tutto il nostro sostegno per ovviamente promuovere questo campionato che non sarà banale, però secondo me la ripartenza del campionato d'eccellenza, visto il quadro dell'epidemia, mi sembra una forzatura, non voler tirare per la giacca una situazione già difficile, perché poi adesso dalle belle parole bisogna passare ai fatti, quindi al mettere in atto tutto quello che è ovviamente la procedura che riguarda lo svolgimento dei tamponi, la sanificazione degli spogliatoi, insomma, e anche la gestione di eventuali casi di Covid. Quindi non sarà una banalità. Rispetto ovviamente il pensiero di Andrea Labate, facciamo il tifo per queste 19 società, ma secondo me questa è una forzatura, un voler tirare per la giacca una situazione che è già davvero difficile a livello generale. Questo è il mio pensiero, ovviamente Andrea Labate ce n'ha un altro, la diretta ce n'ha un'altra ancora, e qua è bella perché la nostra platea è aperta per qualsiasi tipo di ovviamente valutazione, e TV Prato sarà presente e seguirà il campionato di eccellenza. Ci saranno le dirette Facebook sulla base di quelle per chi vorrà organizzarsi, per chi saprà organizzarsi, per chi vorrà, sì, c'è questa possibilità, è già stata confermata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Abbiamo visto quindi anche la prima giornata, si riparte il 18, Labate va dato tutte le date. A questo punto facciamo un inciso con 3-4 colpi di mercato, poi se non ci sono novità riguardo il collegamento con il presidente dell'Aquila Monteval, che abbiamo delle difficoltà di connessione, andiamo avanti, leggiamo i risultati e ovviamente lo riavremo semmai in un'altra occasione. Allora, Labate in 10 secondi, colpi di mercato. Beh, allora è stato un fine settimana molto attivo e acceso sul campo per quanto riguarda l'eccellenza e il mercato, su tutte ovviamente la notizia delle dimissioni di Tortelli da allenatore della Fortis, con il ritorno di Michele Fusi sulla panchina borghigiana. Ha fatto un colpo importante però il Poggibonsi oggi, siglando l'accordo con il centrocampista Matteo Gabrielli, un centrocampista fatto Serie D e l'eccellenza a vincere negli anni scorsi, arriva dall'Umbria, ma il colpo più importante del Poggibonsi sarà quello nei prossimi giorni probabilmente di firmare con i centravanti dell'Ornano Badesse Matteo Motti, che e in eccellenza è sicuramente un signor giocatore, e la trattativa, diciamo, è a buon punto, vediamo se sarà concretizzata, ma tutto fa pensare che l'accordo si possa raggiungere. E colpi importanti anche dalle altre società del girone B di eccellenza, con la Collegiana per esempio, che ha prelevato Perugi dalla Zenit Audax, questo è sicuramente un gran colpo. E Poggibonsi, oltre a Matteo Gabrielli, oggi nei giorni scorsi aveva siglato l'accordo con Manuel Bianchi, dovrebbe arrivare anche quello con Bellini, il fratello del Bellini del Grassina. La Fortis ha preso anche i due fratelli del Pela, sempre dalla Lastrigiana.
Quindi come vedete i giocatori, il Terranova Traiana probabilmente sta cercando un giocatore davanti per rinforzare il proprio nome, si fa il nome di Monaci anche se la trattativa è molto, molto complicata, molti movimenti anche nel girone A, quelli li potete leggere direttamente sulla pagina dell'Almanacco del Calcio Toscano. Vi terremo aggiornati semmai di settimana in settimana, perché il 27 chiude il mercato, quindi lunedì prossimo vedremo il quadro completo di tutti i movimenti. Adesso andiamo al campionato di Serie D girone E con la nostra Diletta, che è pronta a leggere i risultati di classifica, e così andiamo a vedere quello che è successo. Vai. 1-1 tra Cannara e Sinalunghese, Follonica Gavarrano Trastevere 0-1, rinviata invece la partita tra Grassina e Siena, 1-1 tra Badesse e Foligno, 1-1 tra Montespaccato e Pianese e anche tra il San Donato e il Montevarchi. La San Giovannese invece batte l'Ostia Mare per 3-0, 2-2 tra Scandicci e Trestina, e Tiferno Lerchi che batte il Flaminia 2-0. In testa alla classifica Trastevere 50 punti, Montevarchi 40, Tiferno Lerchi 39. Chiude invece la classifica 22 punti il Flaminia, lo Scandicci e la Sinalunghese a 18, il Grassina a 13. Quindi il Trastevere allunga, più 10 sull'Aquila Montevarchi, che ha comunque disputato una partita in meno rispetto ai laziali. Mi sembra che ormai la corsa per la vittoria finale sia ristretta a queste due formazioni, anche se insomma il Trastevere è in fuga, ma fuga vera. Possiamo rientrare, andiamo subito al campo di Tavarnelli a vedere come l'Aquila Montevarchi ha impattato 1-1 con il San Donato. C'era il nostro Andrea Labbate, quindi possono partire gli highlights di questa gara, così li commentiamo proprio insieme ad Andrea. È un pareggio che poi lo sentiremo nelle analisi del dopogara e viene ritenuto giusto, però l'Aquila Montevarchi forse avrebbe potuto fare qualcosina in più, o sbaglio? Ma direi che è stata una partita dalle tante occasioni da una parte e dall'altra. Il risultato sicuramente, come hai accennato te, è quello che più fedelmente rispecchia quello che è successo in campo. Complessivamente l'Aquila Montevarchi ha lasciato un'impressione migliore rispetto a quella lasciata dal San Donato Tavarnelle, che a parte Di Santo davanti poi patisce e soffre l'assenza di un vero uomo gol. Montevarchi invece è parsa una squadra più compatta, più volitiva, che corre di più, più aggressiva, e specialmente nell'ultima mezz'ora era indubbiamente la squadra che aveva più benzina nelle gambe. Se c'era una squadra che avrebbe potuto poi siglare il gol vittoria nel finale, questo era proprio il Montevarchi. Questo è il vantaggio della formazione rossoblu con Yusuf Cela, fra l'altro gol dell'ex, che poi dopo il gol va ad abbracciare Roberto Malotti in panchina. E c'è un bello spirito nel Montevarchi. C'è un grande spirito, una squadra veramente molto compatta, una squadra Malotti che qua è bravo a fare, è molto bravo da questo punto di vista. E obiettivamente, se uno analizza anche gli organici delle squadre, il Montevarchi non è che ha un organico superiore al San Donato Tavarnelle, al Follonica Gavorrano o al Siena. Eppure in classifica la classifica dice un'altra cosa, proprio perché il Montevarchi è una squadra estremamente compatta, che ha saputo superare fra l'altro un periodo di Covid complicato, perché è stato fermo un mese, quando è rientrato ha sofferto perdendo due partite consecutive. E detto questo, però, Roberto Malotti ha saputo organizzare una squadra che, come quasi tutte le squadre di Roberto Malotti, danno davvero tutto in campo, danno l'anima per il questo proprio pareggio. Questo è il pareggio subito all'inizio del secondo tempo. Direi che è stato decisivo, perché se il San Donato non fosse riuscito a pareggiare nei primi 10-15 minuti della ripresa, poi sarebbe stato molto complicato, perché San Donato mi è parso avere Pisaneschi, esatto, uno dei tre difensori centrali del San Donato Tavarnelli. San Donato mi è parso avere meno benzina nelle gambe rispetto all'Aquila Montevarchi. Del resto, il San Donato nell'ultimo mese e mezzo ha giocato praticamente ogni tre giorni per recuperare la lunga assenza per Covid delle proprie partite, e da questo punto di vista, quindi, il San Donato ha peccato un po' nella parte finale del secondo tempo, e ha saputo però resistere di fronte agli attacchi dell'Aquila Montevarchi, che cercava la vittoria. Direi che nel San Donato Tavarnelle hanno giocato molto molto bene Duccio Brenna, ha giocato molto bene Paolo Regoli, come lo stesso Pisaneschi, quindi i tre difensori hanno giocato molto bene di fronte agli attacchi del Montevarchi, che invece si è fatto preferire a centrocampo, secondo il mio punto di vista. E finisce quindi 1-1 questa gara, un pareggio che fa rallentare l'Aquila Montevarchi. Diletta, c'è qualcosa? Poi andiamo a sentire i due allenatori.
Il Montevarchi ha perso una grande occasione per rimanere nella scia del Trastevere. Vabbè, ancora ci sono 10 punti, potrebbero diventare 7, anche se questo Trastevere fa veramente, veramente forte. La più forte di tutte, la base? Sì, secondo me sì, è una squadra fisicamente molto forte, molto cattiva e del resto ha cambiato marcia nel momento decisivo della stagione. 10 partite, 8 vittorie, un pareggio, una sconfitta nelle ultime 10 partite, questo gli ha permesso alla squadra di Pirozzi di allungare in classifica. Eh sì, adesso più 10, anche se... Questa è un'occasione proprio nell'ultimo minuto per il San Donato, che stava soffrendo, ma all'ultimo secondo ha avuto una clamorosa occasione con Noccioli. Bravo il portiere. È stato bravo Giusti a parare, sì. Eh sì, è Giusti, ex portiere tra l'altro della Sestese. Diletta, chiudiamo con gli sms e poi andiamo in sala stampa. Il Montevarchi è pronto per il salto nei professionisti? È pronto l'abate questo Montevarchi? Secondo me il Montevarchi è una squadra, è una società organizzata come pochi in categoria, ha veramente gli uomini giusti al posto giusto a livello di dirigenza, molto molto professionale. E l'anno prossimo, secondo me, dal Montevarchi ci si aspetta qualcosa in più, magari proprio la lotta per la vittoria del campionato. Vediamo se sarà in grado di farlo. Io ho ancora Diletta, poi sta la stampa, vai. Allenatore di livello, difesa non male, centrocampo anche. Con una o due punte che fanno gol sarebbe tutta un'altra storia. Una forza giallo-blu. Giallo ce l'hanno e sta facendo molto bene, insomma. Andiamo a sentire Roberto Malotti, l'allenatore dell'Aquila Montevarchi, ex tra l'altro anche allenatore del Prato, è un fiume in piena, sentiamo. Le squadre si sono equivalse, sono state occasioni da entrambe le parti, alla fine la vittoria sarebbe stato un premio probabilmente troppo importante e poi chiaramente quando fa vantaggio vorresti sempre vincere, però un risultato giustissimo contro una squadra che chiaramente e giustamente aveva dei propositi importanti, credo che continui comunque a portarli avanti perché la squadra indubbiamente nei singoli è forte. Considera oggi c'erano 16 quote nella rosa dei 20 giocatori, una squadra che piano piano, come è normale sia con i ragazzi giovani, ha preso la sua consapevolezza, è cresciuta alla sua personalità, anche se oggi in alcune circostanze abbiamo anche sofferto poi San Donato, però una squadra che comunque la partita la fa sempre, non è una squadra che si tira indietro, gioca con un concetto fondamentale che è quello di cercare comunque sempre di vincere, a volte ci si riesce, a volte no. Forse non ci si riuscirà più, io questo non posso sapere, però indubbiamente quando scendono in campo i ragazzi hanno un'idea ben precisa di quello che vogliono. È forte Roberto Malotti perché ha creato un grande gruppo, riesce sempre a giocare con 5, 6 o 7 quote. Riesce a far dare il 110% tanto di cappello, ragazzi. Tanto di cappello. Un altro allenatore importante, Paolo Indiani, il tecnico del San Donato Tavarnelle, par condicio, sentiamo anche l'analisi di Indiani, via. È stata l'ennesima dimostrazione, cioè quello che abbiamo fatto, un gol mi sembra il minimo dei minimi, però onore ai Montevarchi, è sicuramente una grossa squadra e sono orgoglioso nelle due partite da averne vinte una e pareggiato un'altra. Alla fine loro stavano meglio di noi, perché anche se è passata una settimana, però abbiamo fatto 17 gare in 60 giorni, più o meno. Alla fine oggi si è visto alla distanza e loro stavano meglio di noi. È chiaro, se andiamo avanti anche la prossima, un'altra settimana senza impegni infrasettimanali, si spera che per la fase finale del campionato ci si possa equilibrare le altre. Abbiamo sentito quindi anche Paolo Indiani, adesso andiamoci a vedere invece il pareggio dello Scandicci che fa 2-2 in casa al Bozzi di Firenze contro il Trestina, via gli highlights anche di questa gara. È un pareggio, Andrea Labate che grida un po' vendetta, perché insomma lo Scandicci forse avrebbe meritato qualcosina in più. Intanto questo è il vantaggio sul calcio di rigore per un fallo di mano realizzato da Essussi, poi vedremo ovviamente il pareggio di Bolgarello e tutte le altre reti. Che risultato è per lo Scandicci? Questa era, secondo me, era una partita tutt'altro che scontata, perché il Trestina è una squadra contro quale si gioca molto molto male, perché è una squadra esperta, una squadra di categoria,
Sono tutte partite difficili quelle contro il Trestina, quindi secondo me averla rimessa in piedi dopo essere andati sotto dopo 5-10 minuti è un grande merito per lo Scandicce. Chiaro, rimane un po' di rammarico perché sei andato in vantaggio, cioè avevi ribaltato la partita, però secondo me complessivamente questo è un risultato comunque positivo per lo Scandicce, che davvero qua quando gioca al Bozzi fa solo punti, perché non ci torna mica a questo punto mi fa pensare proprio che non ci voglia tornare. Tanto il portaromano non fa neanche le eccellenze. No, infatti il portaromano non riparte, quindi il campo è teoricamente a disposizione. Però insomma lo Scandicce, squadra combattiva, squadra viva, squadra che se la giocherà fino all'ultimo. È chiaro che la classifica sia un po'... Questo è un grandissimo gol di Chernezzo che porta avanti lo Scandicce, minuto trentesimo e poi nel finale pareggio del Trestina, ma questo è un grandissimo gol. È un gran gol, ma davanti lo Scandicce ha grande qualità perché ha giocatori importanti. E al di là di Ferretti, Mugelli, Chernezzo stesso, insomma sono giocatori che possono fare la differenza, ed è per questo, secondo me, era uno dei motivi principali per cui io credo che lo Scandicce se la debba ancora giocare a pieno la propria salvezza. Non sarà facile perché, ripeto, stavo dicendo prima che la classifica si è un po' allungata e la classifica in questo momento, eccezione fatta per il Lornano Badesse che finalmente è tornato a giocare contro il Foligno domenica dopo 5 partite saltate, e si è un po' allungata ed è però veritiera perché praticamente mancano soltanto le 5 partite del Lornano Badesse, oltre a Grassina Siena rinviata questa domenica, e quindi la classifica è quella, è vera. Lo stesso San Donato Tavernelli che ho visto ieri contro il Montevarchi non è mica tanto sicuro e tranquillo perché la zona playout è lì vicina. Tutto può succedere. Quindi davvero tutto può succedere perché questo è un campionato. Questo è il pareggio realizzato da Maggiaioli al 72esimo, un bel gol. Sì, appena tornato fra l'altro in maglia bianconera, è stato acquistato proprio 2 giorni prima della partita, perfetto acquisto da parte della formazione di Bonura che l'ha schierato e ha subito decisivo con il pareggio del 2-2. Diretta SMS, poi andiamo a sentire Claudio Davitti, intanto questo è il finale dal Gino Bozzi, finisce 2-2, diretta. Andrea, quali potrebbero essere le sorprese di questo campionato? Una sorpresa è sicuramente la Sangiovannese, perché a livello di organico sicuramente non ha niente di più delle squadre che ora sono in zona play-out, eppure sta continuando a fare risultati uno dietro quell'altro, tranquillamente a metà classifica. Ieri ha liquidato l'Ostia Mare con un 3-0 davvero eloquente, quindi davvero tanti complimenti a Jacobelli. E quindi abbiamo visto anche il pareggio tra lo Scandicce e la formazione del Trestina. Andiamo a sentire adesso il tecnico, vale a dire Claudio Davitti, al termine della gara sentiamo la sua analisi, pronti, via. Partita fatta, un grande impegno, grande applicazione da parte dei ragazzi. Dove lo svantaggio iniziale sono stati bravi a ribaltarla 2-1, e poi dopo nel secondo tempo sicuramente lì abbiamo peccato un pochino in qualche ripartenza e dovevamo chiudere in maniera migliore, magari mettere a sicuro il risultato, e poi dopo su un calcio piazzato un pochino la situazione, sono le situazioni dove andiamo a subire un po' troppo in questa stagione, e abbiamo preso questo 2-2. Poi la partita ci stava, ma probabilmente se noi riuscivamo a chiuderla sul 3-1 magari la partita poteva anche calarsi in altro modo. Adesso andiamoci a vedere tutti i gol della giornata, vediamo come appunto si è svolta questa giornata nel campionato di serie di girone E, pronti, via. È 1-1 tra Sina Lunghese e Cannara, Pieragno riporta avanti la Sina Lunghese, secondo gol consecutivo per il giocatore della Sina Lunghese, e poi il pareggio per quanto riguarda il Cannara con Bazzoppia, finisce 1-1. Pallone che Gavorrano perde in casa con il Trastevere per 1-0, il gol decisivo lo realizza Giordani con questo bel pallonetto, eccolo qua il gol di Giordani. È 1-1 tra Lornano Badesse e Foligno, il vantaggio con Corsi per quanto riguarda la formazione del Lornano Badesse, il pareggio
per quanto riguarda il Foligno, lo realizza nel finale Mancini, è 1-1. Montespaccato e Pianese finisce 1-1, il vantaggio di Montespaccato con la rete di Gambale e poi il pareggio della Pianese sul calcio di rigore con Arras. La San Giovannese batte l'Ostia Mare per 3-0, primo gol lo realizza Ceccuzzi con questa conclusione dalla distanza, eccolo qua il gol di Ceccuzzi. Il raddoppio di Lorenzoni, lo andremo a vedere tra qualche attimo. Eccolo qua, Lorenzoni per il 2-0 della San Giovannese. E poi la terza rete sempre per la formazione di San Giovanni Valdarno con questa realizzazione in mischia da parte di Falomi. 3-0 della San Giovannese sull'Ostia Mare. Ed infine il Tiferno Lerchi batte il Flaminia Civita Castellana per 2-0, Traini porta in vantaggio la formazione del Tiferno, il raddoppio lo realizza Dominici. Eccolo qua, il gol di Dominici, 2-0. Allora, proprio in photo finish abbiamo qualche minuto, siamo riusciti a perfezionare il collegamento con il presidente L'Aquila Montevarchi, Angelo Livi. Presidente, buonasera, benvenuto, ho due minuti veramente, mi dispiace Buonasera, scusate, ci sono stati degli intoppi al collegamento. Sarà un modo per riaverlo nuovamente ospite in un'altra trasmissione. Allora, le rubo veramente un minuto per chiederle, quest'Aquila Montevarchi, seconda in classifica, potenzialmente a meno 7 del Trastevere, ci credete presidente? No, ci crediamo, dobbiamo fare la nostra forza, il nostro dare sempre il massimo di quello che possiamo. È chiaro che il Trastevere in questo momento ha una posizione di privilegio nei nostri confronti, noi dobbiamo proseguire in questa maniera senza lasciare niente di intentato, quello di sicuro. Montevarchi vuol tornare nei professionisti, presidente? È pronto per tornare nei professionisti? Ecco, questa semmai è una domanda da rivolgermi la prossima volta, dove ci sarà più tempo per spiegare bene. E noi siamo una società che è ripartita dalle ceneri, quindi ci vuole pazienza e attualmente la posizione che occupiamo ci gratifica tantissimo. È chiaro che abbiamo anche noi delle ambizioni, ma giustamente dobbiamo fare il passo secondo la gamba. Cosa ha di magico Roberto Malotti? Perché vedo che il gruppo è legatissimo al suo allenatore. Quando si dice che un allenatore incide tanto sul gruppo, a riguardo Roberto Malotti veramente incide sul gruppo. È un ragazzo che sa fare bene il suo lavoro, sta bene con i ragazzi, li tratta veramente bene, nel senso che li fa crescere. E con lui fanno veramente un passo in avanti, quel passo in avanti che anche noi come società auspichiamo a ognuno dei nostri atleti, perché vogliamo che anno dopo anno possano andare avanti, andare sempre incontro a nuove esperienze e quindi capire che il calcio è sacrificio e nessuno ti regala niente, e con Malotti è così. Che cosa ha in più del Montevarchi Trastevere a parte 10 punti in classifica? Non credo, non sono vero. Io l'ho vista il Trastevere, mi sembra una squadra solida, completa su tutti i punti di vista, anche nel parco giocatori, in quanto ho visto qualche partita e quando ha fatto dei cambi non ci sono visti grandi stravolgimenti, grandi cambiamenti. Noi dal canto nostro siamo soddisfatti di tutto quello che abbiamo. Noi siamo il Montevarchi e il Montevarchi è un bene di tutta la città e tutta la città è vicina a noi. È chiaro che non ci deve essere impazienza per raggiungere certi risultati, ma che ci sia sempre entusiasmo come in questo momento stiamo toccando con mano. Prima di salutarla e ringraziarla, la domanda del nostro Andrea Labbate, poi la teniamo con noi perché vogliamo farle vedere anche i gol belli della settimana, li scegliamo insieme. Labbate. Certo.
Presidente, ieri il Montevarchi nel finale di gara è parso avere molto più birra rispetto al San Donato Tavernelle. C'è un po' di rimpianto per il risultato di parità? È chiaro che incontreremo una squadra forte, veramente forte, una squadra con delle individualità notevoli, in grado di spaccare la partita e di far pendere la bilancia dalla propria parte. Noi siamo stati bravissimi, applicati, e abbiamo ribattuto colpo su colpo e abbiamo creato anche noi le nostre occasioni. Gli ultimi 20-25 minuti ho pensato veramente che potessimo fare qualcosa di importante sul campo del San Donato. Cioè, avevamo le carte in regola per farlo, ci abbiamo provato, ma il San Donato è stato bravo. Io comunque credo che sia stata una gara dove il pareggio sia stata la giusta conclusione. E tutto questo è concordato anche dalle parole dei dirigenti con i quali abbiamo condiviso al termine della partita l'andamento della gara. Sì, sì, siamo contenti per quello che abbiamo, ma non siamo appagati per niente, quindi daremo ancora tutto quello che abbiamo, sempre nel totale rispetto degli altri, perché questa è la cosa più importante, e cercando sempre di onorare ogni gara in cui scendiamo in campo. Indubbiamente, adesso andiamo a scegliere i gol belli della settimana, ovviamente. Va bene. Facendo i complimenti all'Aquila Montevarchi per quello che sta facendo. Grazie, allora. Grazie. Gol belli della settimana, pronti? Via, vediamo. È offerto da Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7 per colazioni, merende e soprattutto punto pranzo, con ogni giorno un menù diverso. Bar Valentina, un solo bar per 1000 servizi. Il gol che abbiamo selezionato è questo di Pegollo da parte del Real Forte Querceta, gol davvero di altissimo spessore. Secondo questo è Bruschi del Fiorenzo, 18 gol non si fanno per caso. Questo è Ceccuzzi della San Giovannese e non è la prima volta. E poi Giordani del Trastevere, perché realizza con questo tocco sotto di altissimo spessore. Allora, Andrea Labbate, non so se abbiamo ancora il presidente Livi per fargli scegliere. Sì, ci sono. Allora adesso gli facciamo rivedere i gol, presidente, mentre il nostro Labbate sceglie il gol bello. Mi sembra che Pegollo abbia fatto un gol davvero straordinario. Tecnicamente il gol di Pegollo è molto molto bello, però ti dico il gol di Giordani, che tra l'altro è toscano, difensore del Trastevere, perché il gol della vittoria del Trastevere a Gavorano potrebbe davvero voler dire Serie C per la squadra romana. E allora, presidente, gli facciamo rivedere i gol. Questo è Pegollo del Real Forte Querceta, questo è Bruschi, questo è un gran gol. Questo è Bruschi del Fiorenzuola, 18 gol non si fanno per caso. No, assolutamente. E poi andiamo a vedere Ceccuzzi della San Giovannese, questo non lo sceglierà mai, lo so. No, io anzi ho massima stima per questo ragazzo, proprio. E poi il gol di Giordani del Trastevere, quale sceglie? Secondo lei qual è il più bello? Pegollo ha fatto un gol. Il gol di Pegollo è da attaccante vero, qual è un ragazzo molto bravo, forte fisicamente, è un giocatore che già conoscevamo anche noi a Montevarchi ai tempi del Serravezza, è un giocatore interessantissimo e poi ancora nel pieno delle forze, perché è un 93. Assolutamente, grazie al presidente Angelo Livi. Arrivederci, la riavremo in trasmissione. Che è capitato. Ci mancherebbe, la riavremo velocemente in trasmissione. Arrivederci, grazie, e forza, grazie, Montevarchi sempre. Grazie al nostro Andrea Labbate con gli aggiornamenti, ovviamente, anche più che altro della partita del Prato. Si giocherà o non si giocherà? Che dici? Ma qualche dubbio c'è, ripeto, al momento la Correggese ha dovuto rinviare le ultime partite per questo focolaio che è stato bloccato dall'ASL di competenza, quindi giovedì ne sapremo di più. Grazie alla nostra Diletta. Grazie a voi, anche stasera siete stati tantissimi, vi aspettiamo lunedì prossimo puntualissimi. Grazie al nostro Antonio Amabile alle telecamere e grazie più che altro a Paolo Innocenti, il nostro regista, il nostro Messi in regia, che questa sera, ragazzi, state lì incollati perché c'è una copertina di chiusura davvero straordinaria. È stata montata in maniera splendida ed è veramente una chicca. Allora, noi ci vediamo lunedì alle 21:20 rigorosamente in diretta, perché lo sapete, il grande calcio dilettanti è solo da noi, ma adesso gustiamoci la copertina finale curata dal nostro Messi in regia, Paolo Innocenti. Alla prossima, ciao.
messo un'orchestra a parlare per noi. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, da noi. Più o meno, se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo. Dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera. Si annidano i pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda. Ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale. Il programma è stato offerto da... Continua la tua voglia di sport. Vieni a conoscere Sport 10. Non importa se sei un atleta agonista o uno sportivo della domenica, Sport 10 veste la tua passione. Dal 3 aprile in via Zarini 284 a Prato. Colorificio il quadrifoglio in Piazza Ciardi a Prato. Quando design, tecnologia e sicurezza si incontrano, il risultato non può che essere Sportage. Chi ha Sportage, sempre più Sportage. Gamma Sportage è tua con vantaggi fino a 6.000 euro e finanziamento a interessi zero. Kia. Movement that inspires.